E allora ragazzi, salve a tutti e bentornati con questa nuova parte su Xenoblade Chronicles 3. La scorsa parte abbiamo solamente completato la quest d'ascensione di Alexandria. Questo perché nel mentre che la facevamo è ritornato il Consul Q, che se vi ricordate era quello che aveva attaccato la colonia 30. Questa volta siamo andati a ripescarlo fuori dalla colonia che cercava di comandare dei Levinis a distanza. L'abbiamo sconfitto e abbiamo completato la quest di Alexandria. Scoprendo anche qualcosa sul suo passato, una specie di tradimento che non ho compreso bene in realtà. Oggi però forse andiamo un pochettino avanti con la storia, eh? Un pochettino. Ah, so che avevo detto. Oh, ci sono delle quest. So che avevo detto che avremmo fatto delle quest dalle altre parti, che avevamo già visto quelle altre colonie. Ma non adesso. Cioè, in realtà abbiamo ancora quella roba del mare di Rithia da esplorare. Il secondo punto del mare di Rithia. Ma non ora. Cioè, nel senso, quando torniamo nel mare di Rithia lo facciamo. Bellissimo questo. Veramente veramente bella. Allora, punto di riposo. Aspetta che parlo un attimo di questo. Vediamo se è una quest o se è solo da parlare. Oh cacchio, Riku e Manana ci sono anche loro, è vero? È vero? No, non ora. Riku e Manana possono aspettare un attimo. Dobbiamo riposare, eh? Rilassati nella sala di riposo. Yes. Adesso, raga, voglio. Allora, l'esplorazione non la dobbiamo, penso, più fare. Sarebbe la serva lì, Macta, giù di sotto. Ma sono troppo forti, quindi non vado adesso. L'esplorazione delle altre zone l'abbiamo fatta tutta. Quindi, per adesso, quella possiamo evitarcela. Should I cut it or just leave it alone? Why ask? Just do whatever you like. You gotta keep it long. It'd be a crying shame. Well, this body, Disse quella che ha i you capelli wrote it to me by my cortissimi. other self, right? I don't know if it's fine for me to just snip. Yeah, that's a big question for sure. Allora, a me piacciono i capelli lunghi in generale, però. The hair doesn't just belong to me, Forse but quelli sono un po' troppo, it's what? eh. Cioè, tipo Yuni. Un po' più di Yuni. Such a pain in the ass to wash. Huh? What? Asciugare, lavare, cioè, lavare e asciugare è un casino. I just can't smile Con i to capelli deal with lunghi. it. E in How più should I ever have the ti patience? incastri The washing ovunque. takes ages and the bedhead's a nightmare. And don't get me started on the latrine. Whoa. Say no more, love. Oh, Mimi. Eh già. So, what do you think? Well, look, why don't you just ask Noah? Ma This has perché? nothing to do with him. It's my Esatto, problem ma and mine perché? Lui alone. che c'entra? Is it just that you're looking for permission? I'd also settle for a no. Right then, let's sort this out. We'll decide for you if you want. But afterwards, you better not come crying. Got it? I won't. I promise. Scelgo io. È perché sono due estremi. Cioè, per carità, questi non sono troppo corti, eh? Perché c'è sono dei tagli che si fanno delle ragazze che sono ancora più corti, cioè taglio maschile praticamente. A me piacciono lunghi. Non dico fino alle spalle, ma un po' più sotto le spalle mi va bene. Questi sono troppo lunghi, però. E lei sta soffrendo palesemente per questi capelli troppo lunghi, quindi. Così, allora, diciamo che non mi dispiace, però. Se fosse una via di mezzo. Vabbè, alla fine Camp abbiamo. keep, you say? La mio Yes. di prima. It's where the Queen of Agnes lies sleeping. And this is the key we need to get there. Sono i ricordi. You Si could voleva kill yourself buttare. off.
but it wouldn't be enough. Such is the fate of Amobius. You should know by now. It's you. Mia. We've met before, when you were still human. Your Majesty, my Queen. I will go to sleep, for a good long time indeed. That should keep me out of Zed's claws. Take this. Whenever it is I wake up again, the world will be ripe for a change. Until that time, keep it safe. You should give it to those who deserve it. How will I know who? They'll come before you. Of that I have no doubt. But why choose me? Because you, nay, the two of you one day, you will certainly meet your true selves. Our true selves? Huh? I must say, I'm surprised by the location. It's right in the vicinity of Gamma and Nine. How has it escaped detection for all this time? The area around the keep, it's absolutely swimming with black fog. And there's optic camouflaging on the structure itself. So that'll be why. Is that all from Em's memories? Hmm. All stuff she passed on to me. Crazy. Gondo, you knew Em? Yeah. From a pretty long way. Gli ha dato il coso. She's the one who gave me that bloody thing in the first place. Infatti, no, questo non lo capivo. Come ha fatto? Perché quando li aveva incontrati dopo, lei era già evasa di prigione. Lei ce l'ha data in prigione, quel roba. Però ancora non ho capito cosa vuol dire quella frase. Anzi, voi due. M ed N? O M e mio? Cioè, tipo, aveva previsto? O aveva previsto tutto? O erano già assieme? Ok, queste quando si sono conosciute. She said you lot were our last hope. Asked us to lend you our assistance and junk. Prima che però andassero in prigione. She must have been guarding the Queen's words. Yeah, for proper yonks and yonks and no mistaking. And that's also the reason that you were waiting for us. Cooped up there all that time. Busted. And the thousand lives thing. What was all that? Nice spiel, right? I wrote it. Are you serious? Snuff, that's a letdown. You what? Let's head out as soon as we're ready. Mobius are still out and about. We don't have to worry about Leo's lifespan anymore. But we can't just sit around. Okay? Yeah, definitely. Guys. Mm-hmm. There's a place, other than Cloudkeep, that I really need to go to. Really need? Seems you're rather troubled. Are you certain it's really that vital? It's Colony Omega. Omega? What? No, wait! Mi manca! There? The colony I lived in with Miabi. It was under the control of Mobius Y. I learned something important from the other me. Miabi's still alive. Non l'aveva fatta partire, tipo? This... con la capsula? She clearly means a lot to you, then. I'm happy to leave the decision to you. Of course, we can head for the keep first. This is something personal for me. Right. I hear you. Okay, to Omega. If Mio's saying she has to go there, then we will. We'll make it high priority. Adesso non c'è ben più il problema del tempo, no? Di correre di qua e di là perché Mio aveva poco tempo, no? Ce ne sbattiamo completamente. Omega, raga. Omega. Mi manca. Sapete cosa voglio fare adesso? Una lista. L'ho già detto 6 volte, lo so. Però voglio fare una lista dei consul mancanti. Freaking sort of origin thing. You made me look like a complete idiot. The unexpected doth come to pass.
deeply fascinating. Yeah, but what's the plan? Chi è lui, D? You're not gonna want to let it slide, surely. Tanto sono D e J vivi. We acknowledge and accept, whether outside or indeed within, all is part of the flow. Man, you're like a broken record. It is, after all, part and parcel of my being. I'll just do things my way, then. Ouroboros. They're nothing without what we gave them. Got a problem, Y? Ypsilon E. I shall claim primacy. Madonna, lui è caduto in depressione completa. Ma cioè, ci credo, nel senso. Poverino. Cioè, lui ha rinunciato a tutto e. Boh, appunto, tutta la sua storia, no? Ha distrutto un sacco di roba. Ha continuato a vedere lei morire. E ogni volta muori di qua, muori di là. E poi adesso prende e scopre che non è servito a niente perché non era quello che voleva. Adi. E lui è veramente distrutto. Seeker. Dimmi. Siete voi? Cosa fai, Condor? Questo fessacchiotto qui vuole il mio parere su qualcosa. L'avete già conosciuto? Boh. Qual è il problema, Seeker? Deve essere qualcosa di grave se sei venuto da me, eh? Esatto, il fatto è che la gente al campo si sta preparando a tornare in città. Manda indietro i tuoi, eh? Proprio così. Beh, è una buona notizia, no? Ritornano a casa loro, alla città. Sì, certo, ma c'è un problema. Sono così tanti che non possiamo trasportarli solo con i Levnis. Quindi vogliamo usare una nave per portarli fino al capo ampia vista. Capito, vuoi che mi organizzi per portarli in città da là, giusto? Sì, esatto, mi sono già procurato la nave dal reparto logistica. Ora che conosci il piano posso lasciare a te i dettagli. Derny dal reparto rifornimenti di solito tiene tutto sotto controllo. Lei saprà dirti tutto nei minimi dettagli. Va bene, amico, ma se qualcuno prova a fare scherzi mi riservo il diritto di suonargliele. Fare fatto? Condor. Non mi fido di questi qua. Non ancora. Tu mi capisci, vero ciccio? Sì, purtroppo sì. Grazie. Se consideri pre e contro, però vedrai che è un buon affare anche per te. Ragazzi, vi seccherebbe pensarci voi? Va bene. Capo ampia vista, cos'è? Quella dove c'era la spada? Che ci hanno fatto vedere lì sotto. Mi sa che ormai siamo in ballo. Vabbè, non dovrebbe essere complicato. Sono sicuro che andrà tutto liscio come l'olio. In mano a gente come me, così esperta. Lascia voi allora. Boh, dimmi. Cosa devo fare? Parla con Darny. Qua. No. Nella cadenza? Ma cacchio, bellissima anche questa comunque, eh? Cioè, non c'entra con quell'Agnus perché è un'altra roba. Bellissima. Questo dall'altro è il castello. Bisognerebbe vedere in teoria anche il castello Kivs, allora c'è la diversa. Però se non me la ricordo è perché probabilmente non mi ha colpito troppo. O forse era la situazione sbagliata. Purtroppo le host o le ascolto sul momento e sono dei momenti, diciamo, morti e che quindi si sente la host. Perché se non si sente... Cacchio, ma è laggiù. Se non si sente la host e non la sento neanche dopo nell'editing, vuol dire che viene coperta da dialoghi vari o viene messa in situazioni che non riesco ad ascoltarla. Ed è un peccato perché appunto magari sono carine. Beh sì, alla fine l'importante è che non ci mandino nel deposito là dei Levnis. Quello potrebbe essere un problema. Questa che cacchio è? Ma era parcheggiata anche qua prima? Boh. Con l'istruzione a parte di Seeker. Ah, riguardo alla nave, giusto. Stavo proprio procedendo con i preparativi. Possiamo fare qualcosa? Beh sì, potreste aprire la paratoia? Paratoia, noi siamo impegnati a preparare il varo momento. Il varo momento. Pannelli della struttura di controllo. Tutti gli ex prigionieri stanno aspettando nel porto. Se è tutto qua, faremo in un attimo. Sì, infatti mi ricordo che di là c'ero già arrivato. Che non mi ricordavo che cosa... Cioè, non mi ricordavo, non sapevo che cosa farci qua. Ho detto, ma è strano che ci sia un posto del genere, non c'è niente da fare.
Ma poi io devo farlo, cioè scusa un attimo, c'è cioè, la gente qua che lavora, che non fa niente, viene pagata per questo. Scusa, devi mandarmi. Ma devo ritornare da lei. Vabbè, farebbe molto ridere se non ci fosse un combattimento, e dubito che ci sarà un combattimento qua. Ma ne sono certo. La paratoria del bacino è aperta. Grazie, siete stati di grande aiuto. E immagino, se è andata apposta così. Non del tutto ci sarebbe una cosa, tecnicamente per i numeri ultimi, non per noi. Ah, beh, ti assicuro che non ho chiesto un bel niente. Gondor, come va? Aghi, oghi, abbiamo bisogno di me per una roba. Chi è che ha fatto questa richiesta per i numeri ultimi? Ah, sono stata io, Gondor. Loro sono gli ex, tra virgolette, Uroboros, che dovevano diventare Uroboros. Ah, tu, Dana? Che storia è questa? Cosa dobbiamo fare? Dovreste sbarazzare dei mostri che si aggirano al campo a ampia vista. Attenzione! Quando porteremo tutti indietro, se ci sono dei mostri, le cose potrebbero mettersi male. Beh, è chiaro, sarà un piacere, ma perché non vuoi farlo tu stessa? Credimi, io sarò giusto dietro di voi, con tutti quanti gli ex abitanti del campo di seguito. Capito. Lascio fare a voi, non sarà un grosso problema per gente del vostro calibro. No, no, grazie, almeno faccio qualcosa. Una tipa proprio sveglia, si occupa del suo lavoro e nient'altro. Beh, se le cose stanno così, andiamo a sistemare quei mostri. Ma subito. Dove sono più che altro? Qua? Ma che cacchio di posto è quello? No, mi sa che allora non è quello che dicevo io, l'ampia vista. Non è il posto che dicevo. Ma ci siamo stati? È questo isolotto? Mi sa di sì. Credo sia questo. Capo ampia vista, 55. Non male. Oddio, però mi rompono qua. 55 mi attaccano. 56. Ma questo, raga, non l'abbiamo mai visto. Guarda là! Quanta gente! Guardali. Allora sono atterrati? Allora fate che cacchio che vi pare, nel senso che cacchio mi rompete a me. 50 però sono, va bene, dai. Ok, non è stato difficile, me ne sarei buggato uno. Mi si è buggato un tizio, un segnalino, ho visto. Vabbè. Posto? Che strana sensazione, eh? Pensa che stiamo tornando alla città. È tutto grazie a voi. Non siamo stati a noi a occuparci di tutti i preparativi. Beh, mi sa che prenderò un bel po' di tempo per riflettere sul mio futuro. Sì, è una buona cosa, credo. Non sale a bordo? No, torno al castello Agnes. Ho un sacco di roba da fare da quando Anton ha tirato le cuoia. Sapete, era una persona molto seria e mi sento in dovere di occuparmi di tutto quello che ha lasciato incompiuto. Ti capisco benissimo. Potete andare via con loro, non si può mai sapere cosa potrebbe succedere durante la traversata. Va bene, ci prenderemo cura di loro finché non arriviamo dove devono arrivare. Li affido a voi allora. Mi sa che io devo parlare con lei. Per un qualcosa. Pilota del bingo. Del blindo, ah. Siamo per partire, avete attivato i preparativi? Beh sì. Si torna in città, raga. Vediamo più che altro come è messo. Perché appunto la città dovrebbe essere sottoterra. Da quello che ci hanno detto. Non so se è tornata al suo posto. L'ha spostata, boh. Non dovrebbe essere ancora sotto città. C'è sotto terra. Spero. Che altro in questo modo la città adesso è riesplorabile.
Non è cambiato un cacchio. Finalmente di nuovo in città. Sì, eccoci qui. Di nuovo nel grande cavolfiore. Dopo tutto questo tempo. Cosa dovrebbe essere, la grande mela? Grazie, solo grazie a voi siamo potuti ritornare. È stato anche merito della vostra perseveranza. Avete tenuto duro anche quando le cose sono fatte difficili. Sì, sì, hai ragione. Beh, ci si vede allora. Mi raccomando, prendetevi cura di Gondor e degli altri, ok? Sì. Beh, un giro in città in realtà si potrebbe anche provare a fare, eh? E molta gente qua con cui dover parlare. Eccole queste. Fai vedere un attimo. Anche perché qua c'è Gondor, effettivamente. Ci sono ancora i punti. Allora, mi avete detto che praticamente con la scomparsa della città, questi punti di interesse non potevo più vederli. Ma sono qua, dei fondatori, no? Che li avevamo già visti, per carità, non è quello. Però non si potevano vedere. Eppure. Vabbè, sono contento che appunto si possano vedere. Allora, per le quest... facciamo come al solito, raga. Facciamo come al solito. Azalea chi è? Quella che aveva fatto l'indovinello? Facciamo come al solito, che ne prendiamo alcune e le facciamo. Vedo più che altro che ci sono anche tre punti di domande in giro. E adesso vediamo più che altro cosa fare. Perché qua ci sarebbe anche la quest di Gondor a sto punto. Ho paura che... No, dai, spero che non possa esplodere di nuovo la cosa, dai. Cioè, anche basta. Cioè, la povera città presa di mira così. Vediamo, magari queste sono solo quest da parlare. Le quest magari le facciamo. Le quest le facciamo. Non facciamo la quest di Gondor. Però queste piccoline ce le togliamo. Anche perché adesso dovrei aggiornare il sistema. Cioè, dovrei aggiornarmi con le quest. A che punto siamo? Almeno da capire se ne abbiamo saltate qualcuna. Boh. Tanto posso. Quello posso vederlo. Almeno dei vecchi capitoli, capite, no? Almeno dei vecchi capitoli, se abbiamo saltato qualcosa lo so e si possono recuperare. Giusto, sempre evitando spoiler. Questo cos'è? Infermeria, Vandam. Non so cosa sono i Rhodes. I Rhodes non sono... infatti uno dei casati. E va bene, per ora sono tutti uno su due. Quindi non dovrebbero essere 200 quest. Ma guarda quanta gente da parlare, ma perché? Oh, Monica. Ciao. Perché è tutta sta gente nuova da parlare? Non capisco. Non deve essere difficile essere la moglie di Grey. Grey la lascia sempre sola per andare in missione. Ma come il matrimonio di Grey? Cioè, questa c'ha pure moglie, incredibile. È incredibile. Boh, dove l'ha presa? L'avrà comprato, ma che cacchio ne so. Come cacchio fa ad avere moglie quello? Gnori. Mi stanno dando tutti i punti nuovi qua. Kraito. Che altro, dove sono finito? Città. Ah. Vedete dalla mappa. Là c'è il pian di spada dove eravamo prima con la città. Adesso la città è finita qua sotto. Quindi la città è sempre sottoterra. Ok. Ma non si può rimetterla a posto dove era prima? Forse no. Ma io devo parlare con tutti? Di nuovo? Cioè, sembra come se mi contasse proprio una zona nuova. Dalla gente che c'è da parlare. Ci sarebbe da fare avanti e indietro anche di notte. Giorno e notte. Almeno da vedere se qualcuno compare.
Però fatemi mettere un attimo le queste, che siamo tutti a un punto su due. Qua, ah, qua è pieno. Cioè, dovrebbero essere tre, a quanto pare. Mo' visto la grande spada. Ora penso sia meglio non andare nell'occhio per un po', non ti preoccupare. I Mobius... No, quattro sono? Pieno. Cacchio, è pieno di questo. Per carità, a vedere dall'intesa laggiù non è che si è messi bene. Oh, Samon, ciao. Lui è finito qua. Dall'intesa là è vuota, quindi ovviamente dobbiamo riempirla, quest varie e tutto, però mancano dei pezzi. Eccone uno. In teoria 4 pezzi. È successo perché la decana ha lasciato entrare degli strani in città come se niente fosse. Se riuscite a vivere sempre in pace fino ad ora non è cosa da poco. Aia. Ok. Aia, qualcuno ce l'ha con noi. Ah, dovremmo anche vedere laggiù. Qua. Abbiamo anche un cilindro là sopra. Un container. Quei due punti di domanda mi sa che sono sotto. Cos'è che volevano? Oddio. Uno era, cos'è, il vicecomandante lì che ti dava dei premi se facevi delle robe. Se non mi ricordo male. Ah, allora, ne abbiamo. Vabbè, questa qua non possiamo farla. Abbiamo questo qua che volendo è solo da parlare. Perché sono tre quest, più una dell'eroe. Forse dobbiamo un po' chiarire le cose. Gli Ortiz lavoravano con il casato di Monica. I Vandam. Dall'altra parte i Doyle, i conservatori. E in neutrale ci sono i Rhodes. Detto bene? Politica della città è così confusionaria, piena di sotterfugi. Ma infatti a me sta roba fa cagare. Perché poi sono... Ma perché? Poi sono tutti uno contro gli altri. Non sono tutti abitanti della stessa città. Sì, ma ognuno ha la sua teoria. Ma a me va bene questo. No, però a me questo non va bene. Allora quell'altro arriva e fa: no, ma io volevo così e non mi va bene così. Più una comunità è folta, più possibilità ci sono di trovare discordanze. Per loro vale questo principio. Anche se condividono un obiettivo comune. Non sono d'accordo su come raggiungerlo. Ne so qualcosa, credetemi. Ne sappiamo qualcosa anche noi. Di sicuro c'è dietro qualcosa che noi ignoriamo. È sempre così. Ben detto, dovremmo muoverci con attenzione quando abbiamo a che fare con loro. Sembra un'idea prudente. Se facessimo un passo falso rischieremmo di rimanere invischiati nel loro fight. Stringiamo, ma che io continuo a sperare che un giorno tutti possano collaborare senza conflitti. Siena. Magari. Allora, questa roba di Grey la tengo un attimo. Devo fare quegli altri prima. Sia Grey che Manan e Riku. Normale che siano tutti preoccupati e stressati dopo quello che è successo. Ma in città stanno davvero dando segni di insofferenza. Le incursioni erano normale amministrazione quando eravamo nelle colonie. Era la nostra realtà. Per loro invece i combattimenti venivano solo nel mondo esterno. Ora che una delle loro convinzioni è caduta è normale che ci sia un certo scontento. Mi sa. Ma ci sono quei conservatori e loro temevano che questo sarebbe accaduto. Sono già nel panico più totale. Beh, in teoria se lo temevano dovrebbero essere pronti. Cioè, ovviamente non si è mai pronti per queste cose, però magari dici, oh, se succede questo, noi abbiamo il piano B. Hai ragione, sembra tutto così precario lo stato attuale delle cose. Spero che tutti gli abitanti della città siano bene. Dovremmo forse parlarne con Travis e Monica, secondo te? Penso di sì. Vorrei tanto poter dare una mano. Ok. Faccio queste quest, queste due almeno, e forse facciamo quella di Grey. Però penso che quella di Manana ancora no. Nel senso che abbiamo fatto veramente... Abbiamo fatto già quegli altri... Ok. Sta buono. Abbiamo fatto già molte queste avanzamento dei cosi e per adesso non ci servono perché abbiamo da livellarli gli altri. Sì, in città cresce il malcontento. I Doyle stanno gestendo la situazione come meglio possono per ora. Io intanto aspetto che Garrett mi aggiorni sulla situazione. Una volta tanto apprezzo la sua ingerenza. Ma non vorrei che si avvicinasse un po' troppo a questi cittadini preoccupati. Questo è tutto per ora. Ma non ci resta che stabil... Cosa? Sto parlando. Sono dei problemi. Cosa?
Alcune unità Blindo sono partite senza autorizzazione. Sono state sequestrate da soldati civili in combutta tra loro. Hanno pagato i soldati di guardia per fargli chiudere un occhio. I Blindo sono quei veicoli, no? Che volano. Travis, un problema dietro l'altro. Vai immediatamente a controllare. Monica? Significa che persone non appartenenti ai numeri ultimi sono uscite dalla città? La sperano di tenere. Li abbiamo trovati, boss. Siamo riusciti a intercettare il segnale delle unità Blindo rubate. Procedono in direzione dell'isola Vinisok, che avevamo già visitato. Ricevuto, andremo subito. Di persona? Ovvio, preparati a partire. Subito. Monica, veniamo con noi. Con voi, d'accordo. Prepariamoci e non attendiamo oltre. Posso chiedervi di andare avanti e fornire assistenza immediata? Certo, possiamo teletrasportarci. L'isola Vinisok l'avevamo già esplorata, ma non mi ricordo qual era. E questo ha quel discorso. Novità da parte dei ricercatori speciali di Mobius. Non mi ricordo ogni quanto ci dava roba. Per i numeri ultimi sarebbe un onore incommensurabile. La vostra reputazione da sola è già un gran brutto colpo per i Mobius. Ecco qua. Non mi ricordo ogni quanto ti dava oggetti questo. Ogni volta che uccidevi un Mobius. Quando non bestigiano le sue ideologie, condividono la loro sapienza e guidano la città. Ma quando non lo fanno? La decana è quella che prende le decisioni più importanti. Uno dei tanti pesi che la capa deve sobbarcarsi in questi tempi, sì. Ne ha un altro? No. Allora, la Vinisog è ovviamente nel Cadencia. Qua, sì. Mi ricordo che isola è. Campo di Vinisog. È quello dove abbiamo fatto... dove avevamo fatto il briefing, mi pare. Quello dentro la grotta. Sì. Oh. Ciao. Qua sono sparsi un po' a casa. Belloghi, bla bla bla, sì. Eccoli là i signorotti. 45. Il Blindo, mi sa che è quello. E là c'è la genta. Uroboros. Così siete voi che avete rubato l'unità Blindo. Perché siete venuti fin qui? Rivendichiamo indipendenza dalla città. Vorremmo scusarci per la nostra partenza poco ortodossa. D'ora in poi vorremmo essere lasciati in pace. Sì, ma non puoi rubare la roba. Ne avete parlato con Monica? Scusate una certa violenza, ma devo chiedere di andarvene. Cos'è che ha detto? Di sparire? Forse avrei più voglia di parlare dopo che avremmo ridotto quei tuoi automaton in un mucchio di rottami. No, cioè, perché c'avevo il dito pushato su A, mannaggia. 54? Vabbè, fattibile, dai. Non vedo più un cacchio. Ah, ok, niente, sono sparito. La cosa degli Ouroboros è che la forma di Taion e Yuni fa tipo danni ad aria. Cioè, non quella che cura, penso sia quella di Yuni. Quella di Taion è quella bianca, vero? Quella di Yuni è quella con le ali. Quella lì di Yuni fa danni ad aria con tipo due mosse, quindi è fortissima. Cioè, la uso sempre. Quella di Taion, che credo sia quella di Taion, cura, quindi a supporto, e rianima anche. Solo che ancora non l'ho usata per quel motivo lì. E poi c'è l'esplosione. Cosa vi ha spinto a lasciare la città? Da voi mi aspetterei più perspicacia. Avrete sicuramente sentito parlare della vecchia città, distrutta dai Mobius. Sorgeva in un altro luogo. E quella che avevamo visto, no? Quella che avevamo visto nell'acqua, che poi ci ha raccontato la storia mio. Sì, conosco la storia. È stato Garrett a raccontarcela. E poi c'è stato l'attacco dei Mobius. Se riescono a superare le nostre difese non ci sarà più niente da fare. Quindi siamo giunti all'unica soluzione possibile. Se volevamo sopravvivere, dovevamo andarcene. Sì, ho capito. Così morite in giro. Non ci importa essere accusati di vigliaccheria, abbiamo fatto una scelta per il nostro bene. Va bene. Il nostro scopo è quello di impedire la distruzione totale della città. Se sopravviviamo, potremo raccogliere le forze e magari tra qualche secolo persino sconfiggere i Mobius. In 5. Capisco il vostro punto di vista, ma in quanto decana devo ordinarvi di far ritorno alla città. Ma... non hai capito niente. Noi non vogliamo impedire
Non vogliamo certo impedire i numeri ultimi di combattere. Perché allora? Non vi siete preparati prima di lasciare la città, dico bene? Beh, ecco. Cioè, se avete davvero l'appoggio di Garrett, dovreste presentare formalmente i vostri piani al Senato. Come vedi, non sto negando le vostre decisioni. Allora tornerete in città per delineare meglio il vostro piano? Cosa? Va bene, ne discuteremo con Garrett. Ciao. Non ho capito il discorso. Ma sei sicuro che così non scatenerà in gran casino? Ma se il piano è fattibile lo analizzeremo. E se non è fattibile? Il futuro non è scritto. Avranno pronto un piano presentabile per quando noi avremo probabilmente già sistemato le cose con i Mobius. Ah. Scusatemi se vi ho trascinati qui. Sarà meglio tornare indietro anche noi. Cioè il discorso è... che lei li lascia fare perché tanto sa che ci metterebbero talmente tanto tempo che intanto noi avremmo già fatto e quindi la questione sarebbe inutile dopo. Sì, è valido anche quello. Mi stai dando molta fiducia però. Sai quante quest devo fare, Monica? Parecchie. Non so se faremo in tempo.